Emilio Giacchetti, lei è il coordinatore del comitato per Bersani Premier che si è costituito proprio in questi giorni a Terni. Sì, Avete raccolto anche 700 firme quasi a sostegno 800. della Sì, quasi? quasi 800. A sostegno della candidatura di Bersani. Come mai Bersani? Bersani perché ha dimostrato in questi anni di carriera politica che guidare la cosa pubblica è un impegno serio che lui ha sempre manifestato di portare avanti. Con capacità, competenza e ogni luogo in cui lui si è trovato a fare politica è uscito migliore di come lui l'ha trovato. Non ultimo, insomma, l'esperienza da ministro che penso abbia segnato sui temi e sugli argomenti che lui aveva come ministro un tratto indelebile nella storia degli ultimi 10 anni. Quindi Bersani perché guidare il paese non è un gioco e serve l'esperienza e la competenza che lui può mettere al servizio. Oh, tra l'altro, tra le iniziative che mettete in campo ci sarà proprio la presenza di Bersani qui a Terni, Sì, giusto? con ogni probabilità sarà presente Bersani a Terni prima del 25 novembre e sarà a Terni soprattutto per affrontare quelli che sono i temi caldi che stanno a cuore ai cittadini ternani, ai cittadini della provincia di Terni, perché poi è bene anche declinare l'appuntamento delle primarie su quelli che sono i problemi reali del paese, non volare in maniera aleatoria su un dibattito stucchevole a livello nazionale. Senta, tra i componenti di questo comitato per Bersani, una cosa che sorprende, siete tutti giovani, Sì, tutti giovani sotto i 30 anni. Anche qui verrebbe di chiedere come mai con Bersani e non con questa cosa Renzi. sorprende semplicemente perché diciamo, i binari su cui si è incanalato il dibattito pubblico nazionale sembrano andare in un'altra direzione, ma la dimostrazione concreta che il Partito Democratico, soprattutto il Partito Democratico guidato da Pierluigi Bersani negli ultimi anni, ha fatto del tema del rinnovamento uno dei punti cardine nella propria azione. Ci sono giovani che sostengono Bersani in tutte le città d'Italia, ne conosco tantissimi, giovani che si impegnano nel partito da anni, molti nelle amministrazioni locali, che hanno dimostrato di essere sì giovani, ma come dire, già sperimentabili. Quindi è una cosa che a me personalmente non sorprende, ma capisco che possa sorprendere. Il paradosso molto spesso vuole che, come dire, i potenziali rottamabili stiano con chi vuole rottamare e invece quelli che dovrebbero stare dall'altra parte stanno con Quindi la Bersani. rottamazione è un falso problema. Chi Assolutamente sì. Le le vince le primarie, Giacchetti? Vediamo un po'. Vabbè, primarie. lei stava con Bersani, quindi suppongo che il suo auspicio è che vinca Bersani, ma vincerà Bersani? Io credo Renzi è un che osso se duro, eh? noi. Sì, Renzi è un osso duro, ma credo che se Bersani, come sta facendo, soprattutto negli ultimi giorni, riesce a spostare l'asse del dibattito sui temi reali del paese, quelli percepiti dalla gente, quelli su cui le persone si trovano, come dire, a scontrarsi quotidianamente, io credo che Bersani vincerà addirittura il primo turno. E non solo è un auspicio, ma è un obiettivo che ci siamo dati noi come sostenitori. Grazie Giacchetti.